candelora d'oro. La candelora d'oro 2017. La candelora d'oro, prestigioso riconoscimento, giunto alla sua 20ª edizione, è attribuito a personalità distintesi nei campi delle professioni, delle scienze, della cultura, del volontariato e dello sport. Viene conferito quest'anno ai volontari di Catania. Perché rappresentano l'anima migliore della città, un altissimo esempio di solidarietà e di impegno sociale. Negli ultimi 3 anni questo gruppo sempre più ampio, determinato e professionale di donne e uomini, con dedizione, coraggio, spirito di sacrificio, rinunciando al proprio tempo libero, spesso in condizioni climatiche avverse, ha sostenuto Catania in tutte le emergenze vissute. Da quelle di protezione civile durante le allerta meteo e per freddo e pioggia, a quelle umanitarie legate al ricovero, all'assistenza e alla preparazione dei pasti per i senza fissa dimora, dall'impegno in occasione delle grandi festività popolari come quella di Sant'Agata, accoglienza dei migranti e in particolare dei bambini provenienti dall'altra sponda del Mediterraneo. Su questi uomini e donne, oggi i catanesi sanno di poter contare per un supporto concreto, ma anche per risvegliare il senso civico della città. Per esempio, come è stato fatto adottando un parco e ripulendo una spiaggia o un monumento. Il riconoscimento viene consegnato a Salvo Consoli, il quale rappresenta idealmente tutti i volontari di Catania. Avvocato Enzo Bianco, sindaco. Eccellenza reverendissima, signora prefetto, autorità, cittadine e cittadini catanesi, da ormai 20 anni, esattamente 20 anni, la cerimonia dell'accensione della lampada votiva all'effigie di Sant'Agata, fra qualche minuto avrò il privilegio, insieme con ella, eccellenza, di adempiere a questa funzione che è l'inizio vero e proprio delle festività agatine. Da 20 anni questa cerimonia dell'accensione della lampada votiva si accompagna alla cerimonia con cui viene consegnato a un figlio di questa città o a una persona che ha servito questa città la massima onorificenza cittadina, il segno di gratitudine, che è la candelora d'oro. Quest'anno la consegna non avviene a un solo cittadino, ma avviene nei confronti di una comunità. Questa mattina nel porto di Catania una nave attraccata nel nostro porto, dopo aver compiuto un rilevante numero di operazioni di salvataggio, ha portato nel continente europeo 778 persone, 512 delle quali uomini, 56 donne e ben 210 minori non accompagnati. Queste persone, come altre 18.000 persone nel 2016, sono state sbarcate nel porto di Catania, sono state salvate da imbarcazioni della Marina italiana o di altre imbarcazioni
i paesi di tutta Europa e non solo, sono state nel porto della città di Catania accudite, naturalmente anzitutto dalle forze di polizia, dalle forze armate, dai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno, dai dipendenti del comune di Catania, ma hanno trovato un sorriso, un pasto caldo, una carezza, per molti casi anche soltanto una civile sepoltura nella nostra città. Nelle scorse settimane Catania, come il resto dell'Italia meridionale, ha subito una pesante ondata di freddo. Eravamo stati preoccupati nell'immaginare che cosa sarebbe successo nella nostra città alle decine e decine di persone senza tetto, a persone che trovano ricovero sotto portici, a dormire su un cartone. Eravamo terrorizzati che quell'ondata di gelo provocasse anche a Catania delle vittime. Ci siamo rivolti al mondo dei volontari e i volontari hanno risposto immediatamente, hanno montato diverse tende riscaldate in alcuni punti della città, soprattutto Piazza della Repubblica e poi Piazza Falcone, e anche lì non è mancata a loro la possibilità di offrire un pasto caldo, una coperta. Sono stati giorno e notte al loro fianco. E così, in quei giorni, durante il pranzo di Natale, nella sola chiesa di San Nicola all'Arena, soltanto la comunità di Sant'Egidio ha offerto 700 pasti a persone bisognose. E la stessa identica cosa in altre decine di posti della città, nella Caritas, come lei sa, nel center eccellenza accanto alla stazione. Nei giorni scorsi un allerta meteo rosso ha messo in pericolo la città e abbiamo avuto anche su questo l'aiuto pieno dei volontari della Protezione Civile. Ecco la ragione per la quale l'amministrazione comunale ha inteso dare questo segnale di gratitudine nei confronti di quegli uomini e di quelle donne che con una generosità assolutamente esemplare servono la nostra comunità. E abbiamo deciso di consegnare idealmente a tutti gli appartenenti al volontariato di Protezione Civile e non questo segno di riconoscimento. Per essi lo ritirerà Salvo Consoli. Salvo Consoli mi aiuta nell'amministrazione comunale a coordinare i volontari, ma è esso stesso un esempio. Noi abbiamo un WhatsApp, un gruppo che si chiama Gruppo Emergenza, Gruppo Migranti, e io ricevo nel cuore della notte sistematicamente aggiornamenti di com'è la situazione, se la tenda è stata montata, se il pasto è arrivato, e poi scopro che l'indomani mattina questa persona è andata regolarmente a lavorare alla ST Macroelectronics, di cui è dipendente, smontando torna e viene al comune per vedere come cosa accade. Sono gesti francamente assolutamente così straordinari che meritano di essere sottolineati. E voglio concludere, proprio perché dai volontari catanesi c'è una lezione. Vedete, in questa città che ha mille problemi ci sono persone che sono sedute più o meno comodamente in tribuna con le braccia magari strette e guardano la partita e dicono: stiamo giocando bene, stiamo giocando male. Ci sono persone invece che stanno con le braccia aperte, con le braccia allargate, che si sbracciano per aiutare la comunità. Ho voluto con questa consegna di questa candela d'oro dare un segnale: qualunque città e anche Catania affronta i suoi problemi se ci sono persone generose come voi, volontari, che vi mettete a servizio della nostra comunità. Allora voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore perché siete un esempio per Catania. Grazie dal profondo del mio cuore. Forse qualcuno pensa che abbiamo dentro di noi un piccolo seme di follia, lasciare casa, famiglia, lavoro, riposo per andare a aiutare la gente. A qualcuno sembra piuttosto strano. Invece, per noi volontari tutto questo è normale.
Siamo profondamente convinti che uscire fuori dal nostro egoismo e offrire il nostro aiuto a chi ne ha bisogno sia assolutamente naturale. Nulla di strano, nulla di eroico, si fa con semplicità e il solo compenso che ci aspettiamo è un sorriso, uno sguardo di gratitudine, un gesto di affetto, un grazie. E perfino troppo e ci fa arrossire. Non sono abituato a parlare in pubblico, per questo ho scritto queste parole e ve le leggo, anche perché ero convinto che la grande emozione di essere qui davanti alla città, alla nostra santa, al nostro sindaco che ci consegna il nostro premio mi avrebbe messo in grande confusione. Per questo voglio dire solo grazie a nome di tutti coloro i quali hanno lavorato per far diventare il termine volontario una bellissima parola. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio.
Figlio e Spirito Santo discenda su tutti noi, su tutti i volontari, su tutte le persone che hanno beneficiato della loro preziosa opera. La benedizione del Signore accolga anche tramite la nostra solidarietà le sorelle, i fratelli, i bambini, i ragazzi che oggi sono giunti qui da noi. La benedizione del Signore rimanga con noi sempre. Viva Sant'Agata!
Che la festa cominci. Evviva Sant'Agata! Thank you.